Ma è un evento live? Sai che questo non lo so. Vediamo. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was gonna make a sandwich. Playground Games. Okay. Let's do it. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Cos'è? Fable? E mi sa di sì. Disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Potrebbe essere Fable? Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk. Molto, molto comedy. On a day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Ok, dovrebbe essere Fable. Non sono un grande fan della saga, quindi sorry se non riconosco tutto. Sì, dai, direi che è questo. Wafters. Yeah, well done. Però... To slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. Avevano specificato che non ci sarebbero stati trailer in CGI all'interno di questo showcase. Questo è letteralmente un trailer in CGI. Cioè, Microsoft. Ma di che cazzo è andato a parlare? Ma io non lo so. Cioè, what the fuck? This is awkward. Yeah. Oh. Ok, va bene, ma non è gameplay questo, quindi sì, poi pure questa cosa del Game Pass a me che interessa. Cioè, però ti ripeto, avevano detto loro, non me la invento io, che non avrebbero mostrato trailer in CGI. Cioè, questo che cos'era? Cioè, spiegami, che cos'era questo? Cioè, ma perché bisogna essere idioti? Io non lo so. Ah, vedi, in engine. Ma che paraculi che siete, eh? Cos'è sta roba? Non conosco. So, you remember that favor you owe me? I'm looking for a creature. Huge, sneaky. Teeth like knives. Carina il design. No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Ooh. Not helpful. Sneaky. Ma non ho ancora capito che cosa dovrebbe essere. South of Midnight. È nuova sta roba. Compulsion Games. Non lo so, sta roba non la conosco. Va bene. Pensavo fosse un sequel, un reboot di qualcosa. Invece, va bene. World premiere. Finora comunque siamo partiti proprio non male, di più. Perché non mi è annunciato nulla, eh.
At least that's what I hear. Ah, Massive, gioco di Star Wars. They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. Gameplay. Niente. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. Ma guarda, io non me le invento le cose. Guarda che l'hanno detto loro, eh. I'm out. Cioè, è assurda sta cosa, eh. Becchiamo il prossimo momento di pausa. Ti giuro, vado a cercarla sta notizia, eh. Mi piace l'idea che ci sia un personaggio femminile, questo sì. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jaylen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder. Sì, ma non è molto Han Solo, cioè non ci sono Jedi e tutto il resto. Sì. Eh sì, perché avranno visto che c'era Jedi Survivor, comunque quelle cose lì. Là là. But it's a big galaxy out there and I'm gonna risk it all. Outlaws. Ti ripeto, a me potrebbe anche interessare, ma se sì, del 2024 sti grandi cazzi. Cioè, ma fai vedere un po' di gameplay. Ah, addirittura. Alla Ubisoft Forum, ma andatevene, ma dai. Sembra che me le invento le cose. Cioè, Microsoft Promise new full CG trailers for Xbox Showcase first party game. Ah, per i first party. Ma andatevene a quel paese, va. Dai, vediamo questo qua. Finalmente qualche scena più tranquilla. Thunder Lotus. Mi ricorda molto Ori, eh. Ok, questo è carino. Questo è carino. Molto carino. Pick up and raid. Prendi e... Ah, c'è raid, c'è pure coop con altre persone. Eh sì. Immagine, prendete di voler vedere com'è il gameplay di un videogame. Esatto, esatto. No, ti ripeto, poi magari mi direi, ma i trailer di gameplay sono un pochino confusionari. E ho capito, ma almeno so com'è fatto un gioco. Capito? Che tu mi fai il trailer di presentazione in filmato, CGI, quello che vuoi. Io non so quello che sto vedendo. Perché certo, mi dai un'idea, ma il gioco poi è un'altra cosa. 100 volte meglio questi trailer così, guarda. "33 Immortals 2024. Va bene. Cos'è sta roba? Obsidian. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands. Oh, che colore sgargiante. Couldn't bother to come himself.
investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Non ho ancora capito cosa dovrebbe essere. Sarà che non gioco tutto, eh. Sorry. The truth is, you scare us. The way you fight. Zombie, orsi, pistole laser, magia, cosa sto vedendo? No, vabbè, un mix di tante robe. Non lo so, io appena vedo una spada in mano e delle magie penso a Skyrim, ma non ci siamo, quindi non è quello. Forge. Allora, forgia la tua. Il tuo destino. Agli sviluppatori di questo gioco piacciono molto gli effetti particellari, eh? Direi che si vedono abbastanza. Avowed. E pare che non avevano già annunciato questo. Potrei sbagliarmi. 2024. Allora, si è visto. Da quello che si è visto sembrava leggermente generico. Asobo Studio. Cioè, bellissimo Flight Simulator, eh? Nulla da dire a Flight Simulator, ma dai, insomma. A parte il fatto che per giocare a Flight Simulator devi letteralmente avere il computer della NASA, perché, Dio mio, è pesantissimo questo gioco. Cioè, wow. Se non vuoi giocare a dettagli grafici abbastanza messi bene, qua si vede un po' di ray tracing e tutto il resto. Mi pare che c'è anche una versione per Xbox, ma ovviamente c'è... un pochino limitata dal punto di vista grafico, però capito, c'è, non lo so, a me non ha mai interessato questo genere di giochi, anche se, Dio mio, ci hanno aggiunto un bel po' di varietà, guarda te, cioè, sembrano tutte quelle attività secondarie che tu fai in un gioco open world, qua invece le hanno messe in aggiunta a quella che è l'esplorazione di tutta la terra a bordo di un velivolo. Wow, addirittura pure le Iron Racing, cioè le corse in volo. Allora, comunque non gli puoi dire nulla dal punto di vista grafico. Questo Flight Simulator è il top, proprio del top, eh. Cioè, non ci sono altre cose come questo, eh. Se vi interessano questo genere di giochi, a me non interessano, però cavoli, no, ma si vede che ci hanno impiegato un bel po' di risorse nel farlo questo. Non a caso mi pare che viene utilizzato anche da piloti veri e propri, eh? Quindi non è una robina così di poco conto. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory. Finalmente si torna a parlare di Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Sì, questo è stato uno dei primi trailer. Today we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see. Tra l'altro, il suo accento mi piace tantissimo. Xbox Series X. Quindi un po' di gameplay? Dai, finalmente in-game footage. Va bene? She can feel them slipping through her soul. Ah, se non lo sapete, l'audio design di questo gioco è top, eh? She's here to find them. The ones who hide. She needs their help with a promise. A question. Senti come cambia l'audio da un canale all'altro. Well, it's never so simple, is it? Wisdom has a price. There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there. That pool.
pool. I can feel them. You can feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. Cosa diavolo è? Un animale? Figata. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, or those you led to death? Veramente molto figo. Voglio dire solo una cosa. Ma nel contesto non si capisce un accidente. Cioè, sai che c'è l'avventura psicologica del personaggio, ma senza contesto no. Rimani un po' così. Ryuga. Ah, ok, spin-off di Yakuza. Ok. Cioè, veramente molto figa quella cosa di quel trailer di Hellblade 2. Però capito, cioè, senza contesto, cioè, ti hanno fatto vedere una scena molto importante secondo me a livello narrativo, a parte il fatto che questo è mezzo nudo, però capito, manca il contesto. Mannaggia. Allora, questi trailer, allora, questi giochi mi fanno sempre morire, guarda. どうしたんだ? Oh my god! A stranger! なんだよ? どうかしたか? Oh! Turns up, dude! Yeah, dude! Hey, loose, bro! 俺? 俺がどうかしたのか? Questo è l'umorismo giapponese fatto bene! Infinite wealth, ok. Che sarebbe tipo infinita ricchezza? Fallout qualcosa? Oh, no.
Io veramente mi domando, ma perché portare avanti Fallout 76? Ma fate Fallout 6 o quello che cavolo è, cioè dai! And 15 million dwellers worth of keen imagination from the heart of West Virginia to the depths of the pit. Questi treni sono veramente carini però, eh. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into thrilling... Oh, io non vedo l'ora che tirano fuori un nuovo Fallout single player, non queste robe qua. Non mi interessano. You've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. Nuova location. Now you know, there's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Ma, cioè, carino il trailer. Carino il trailer, ma a me non interessa Fallout 76. Sorry. World Premiere. Xbox Studios? No, allora qualcos'altro. Forspoken? No. Lala. Capcom. Quel giochino. No, quello è fatto da Bethesda. Capcom. Cos'è? Cos'è? Bello il design, eh? Mi ricorda vagamente un Yoshimitsu di Tekken. Che schifo. Design molto molto brutti. Ah, ok, è uno di quei giochi a combattimento libero. Va bene. Sarà un RPG? Puoi buffare dei minion. Path of the Goddess. Carino. Molto carino. Game Pass. Xbox Series. Cos'è? Esclusiva Xbox? Cesis Unit 37. Ah, beh. Qua tocchiamo vette di un certo livello. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnix. They need our help. Questo agosto. Answering Vincent's recall. There's new blood on the team. And we have so much to teach them. If we can stop Null Sector, maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough fun. Allora, Overwatch se la sta passando non male, di più. Quindi il fatto che mi fai vedere questa sorta di modalità PvE, che PvE non lo è. Di giocarla voglio giocare. Ma calmi, eh.
Perché ti ripeto, questo gioco è proprio sceso tantissimo, eh. Cioè, hanno cancellato la modalità PvE che avevano in mente. Quindi che mi metti un rimasuglio o una cosa simile fino a un certo punto, eh. Sì, le modalità, le missioni della storia non sono quelle che avevano marchettato. The world is counting on us. Let's go. Nuovo eroe? Chi era quello? Engage. Watch this. I saw that. Not bad. Chi era quella tizia? Era il nuovo eroe support? Allora, ti dico, lo voglio dire qua. Di giocare voglio giocare le missioni della storia. Ma per tutto il resto sto gioco è proprio sceso tantissimo. Ah, ecco qua, questa è la nuova versione di Persona. Molto carina, dovrebbe essere Persona 5 Reloaded o qualcosa del genere. Che è fatto molto bene, assolutamente. Però, non lo so, questa roba di Overwatch non... cioè, avevo tanto hype per questo gioco. Poi, alla fine, l'hanno gestito non male, ma di più. Quindi, non lo so. Ormai non ho più tante aspettative per quanto riguarda Blizzard o questo genere di cose. Cioè, se sai che non sono in grado di fare quasi niente. Anzi, che hanno tirato fuori Diablo 4. E quello è uscito discretamente bene. Però... Non è uno che è più all'attante, cioè è proprio l'eccezione che conferma la regola, che ultimamente la Blizzard non è messa benissimo. Ok, questo sembra molto carino, però questa è una versione di Persona 5 con i personaggi mini, cibi, come li vogliamo chiamare. Persona Tattica. Ok, quindi P5T, 17 novembre. Vediamo questa. Supercut 2.0. Ah, mi sa che è fatto dagli sviluppatori di Sable. Avete giocato Sable? Veramente un bel gioco, eh. Carino. Stile grafico molto bello. Gameplay variegato. Belle ambientazioni. Nuovo giorno, nuovo dungeon. Ok, questa è carina. Dungeons of Interberg. Questo è carino. Questo mi è piaciuto. Questo è stato veramente molto carino. Allora, hanno registrato questo footage su PC a qualità Xbox Series X. I'm dying. There's nothing can stop that. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. Ooh. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Okay, già l'intro mi è piaciuta tantissimo. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty, it's moving! Run! This way, quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. Questa è interpretata da Idris Elba, eh? She goes, people get hurt, bodies drop. Just want what Songbird promised me, the cure.
Situation has changed. I need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth. Mi sa che tornerò a giocare a Cyberpunk 2077 nei prossimi giorni. Mi mancava tanto così dal finale, anche se mi ero spoilerato il tutto. If I don't do anything and do it soon, I'll die. '26 settembre, World Premiere, Atlus. Ah, l'altra persona, giusto? No. Shin Megami Tensei. Ah, no, non conosco. Alzo le mani, non conosco, sorry. Dai creatori di Persona 3, 4 e 5. Un nuovo fantasy drama. Sembra molto figo, eh? Sto riconoscendo i doppiatori giapponesi. Ma no, vabbè, questa è una cosa meravigliosa, Metaphor. Wow, ok, questo mi è piaciuto. Re Fantasio, top, questo qua stupendo, Mi sa che non è quello, no, non è questo. Scusa, off topic, ho visto il video che hai fatto su Entage e secondo me hai pienamente ragione. Ma ti ringrazio. Cioè, cerco sempre di dire la mia. Cos'è sta roba? This city is a miracle of progress. Bioshock? No. Tuned, delicately balanced machine. Cos'è sta roba? But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. Sì, sì, mi ricorda tanto Bioshock. Ma non sono loro, perché i diritti non li hanno loro, giusto? Cioè non è di Xbox. Nowhere in space or time where I will not destroy you. Wow! Distruzione ambientale e la puoi anche rimettere a posto. Fantastico! Wow! Ok, questo mi piace. What did I do? Questo sembra quei classici episodi di qualche serie TV in cui ti mangi un panino e cambi la storia dell'umanità per secoli. Clockwork Revolution. Ah, in arrivo in modo indefinito in futuro. Veramente molto figo però. Wow! Ok, ora invece ci dedichiamo allo Starfield Showcase. Sì, direi proprio di sì. Devo dire che però la cosa che mi ha meravigliato di più è stato appunto il fatto che hanno annunciato che questo gioco arriva nei primi di settembre, pare il 6 di settembre. Cioè, ok che l'avevano ritardato a quest'anno, ma io non mi aspettavo che usciva letteralmente tra quanto? 3 mesi? Cioè, meno di 3 mesi letteralmente. Cioè, è un pochino strano, anche perché devi fare tutto il marketing nel giro di questi 3 mesi.
But this time, it's not just one world. Non mi piace questa telecamera così, eh. Io il personaggio preferisco vederlo tutto, non a mezzo busto. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. From the rocks at your feet to the mountains in the distance. E poi la vera domanda qui è un'altra. Cioè, quanto ci vuole per far girare sta cosa su un computer? Perché io non posso aggiornare il mio computer. Tra l'altro c'è un indicatore che lo copro io col mio faccione, dove c'è scritto ossigeno e carbonio. Perché ovviamente sei dentro una tuta. Ci mancava il cosino per analizzare il tutto, eh. You can collect resources. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Molto, molto No Man's Sky, eh? Ripeto, lo voglio dire. Combattimento. Nemici con lo scudo? Ok. Gli ha colpito il jetpack. Puoi lootare i nemici? Sì. Non mi piace molto questa interfaccia, però è troppo minima. Troppo minima. E you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions and your inventory. Troppo minimal questa interfaccia grafica. From all of your weapons. Cioè, il design è carino, ma è veramente minimal. We just obsess over the details and food. We obsess over food. Cioè, sei in un gioco nello spazio, cosa cazzo me ne frega di vedere un pacchetto di patatine in 3D? We have companions and crew you can take with you. Boom. I left Vasco here back at my ship. Ok, abbiamo un robot che ci accompagna nella nostra avventura. E può dire il tuo nome, è una cosa ripresa da Fallout 4, va bene? In your ship. Your ship is your home. Ma io vorrei vedere, che ne so, la creazione del personaggio, qualcosa del genere. Ah, ci hanno messo uno stile un pochino più retro per quanto riguarda la navicella spaziale. E tu puoi scegliere tutto, cioè dove andare dalla tua console. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Possibile che in un pianeta ci siano solo due location. Here you can see planets that have key locations, missions or life on them versus the many planets that are barren but resource heavy. Ah, dicono ci sono alcuni pianeti con poche location ma tante risorse. Ok. To ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump. Devi avere bisogno del carburante per poter fare il viaggio. Ok. E se tu fai un grav jump, che essenzialmente vai a aprire un wormhole per attraversare lo spazio. Ah, ti vanno a scannerizzare pure la tua navicella spaziale. Cioè, se hai cose strane, non ti fanno entrare nel pianeta. Se il pianeta è abitato. Qui è dove comincia la nostra avventura con le costellazioni. Che siamo dentro Genshin Impact? Costellazioni? No, dai. È una fazione questa. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. Ah, sono un gruppo così tanto particolare che per molte persone neanche esistono. E cercano di trovare le risposte alle domande più grandi dell'umanità. Insomma, questo sarà il tramone principale, direi. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems.
The United Colonies is where you'll find New Atlantis. Le colonie unite. Dove praticamente queste si suddividono in diversi insediamenti per tutta la galassia. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Sono i veri figli della Terra. Ok. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars. Altra città, Sidonia. As the largest mining facility for the United Colonies. Undici ore senza alcun tipo di incidente. You might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Freestar Collective Space. Quindi ci stanno prestando un pochino tutte le fazioni. Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Finora siamo a tre fazioni principali, eh? Dovrebbe esserci una quarta, forse. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the solar systems as a pleasure city, where almost anything goes. La città del piacere. Cos'è? Night City. Isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? La qualità degli NPC va un pochino a calare, eh? In civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. Ok, parlano un pochino delle fazioni ostili. All heathens shall be made dust in time. Red Mile. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Ready to get out there? Ah, ti dicono che se tu vuoi creare un personaggio simile a un NPC lo puoi fare. Ok. Proprio perché il sistema è identico. You were out cold. No physical damage. Mentally the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Sai chi sei? Any of this look familiar? Vedi, qua ti fanno scegliere il personaggio. You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lot. Allora, lo vogliamo dire, non è un granché, cioè la varietà è messa bene. Your journey from there can be as detailed as you want it to be. La qualità grafica di questi modelli poligonali non è eccellente, dai. Ok, puoi scegliere un pochino di storie anteriore a quella della trama per identificare il tuo personaggio. Quindi va bene, è un elemento di RPG in più. Never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine, I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. Ok, sembra che non sia un sistema tipo Cyberpunk 2077, ovvero che là hanno creato tipo 3-4 prologhi, però poi la trama va in una sola storia. Qua invece scegli semplicemente la tua storia personale, che poi ti può essere più utile in determinati contesti. E puoi anche reclutare degli NPC all'interno della storia per aiutarti sulla tua navicella spaziale. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. Chissà se possono morire però, eh. They're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god. I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to. Ah, addirittura, se tu scegli una determinata religione o fazione, non sei ostile contro determinati personaggi. O NPC che sia. Quindi va bene. Oppure se uccidi le persone, poi ti danno una
Insomma, ti vengono a cercare la polizia e tutto il resto. Insomma, cacciatori d'Italia, questa cosa qua. Ok, puoi anche uccidere gli NPC. A me, penso non tutti, ma alcuni sì. Ok, parlano un pochino di abilità e talenti. Ogni volta che livelliamo otteniamo una, un punto abilità che possiamo utilizzare per sbloccare un'abilità e poi fare anche il rank up dell'abilità. Per esempio, alcune di queste abilità ti permettono di hackerare delle cose, manometterle. Ci sono ben 5 alberi delle abilità in tutte queste cose che vedete su schermo: combattimento, scientifico. Addirittura possiamo controllare con la mente gli alieni. Sembra che, allora, a livello di varietà di gameplay è sicuramente ottimo. Ah, puoi tirare dei mega pugni. Ok. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. Sì, questo mi ricorda molto Fallout 4. Avete giocato Fallout 4? Si può anche giocare in modalità stealth? Mentre invece alcune volte puoi essenzialmente avere la meglio semplicemente parlando con gli NPC. Oppure c'è anche modalità, diciamo, stile di gioco per chi vuole sparare, correre o saltare. Puoi anche rilanciare le granate che ti arrivano addosso. Addirittura, gli ho chiuso la porta. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character. Ok, adesso parlano un pochino delle navicelle spaziali che si possono customizzare, giusto? Sì, a voglia. Possiamo comprarle, modificarle, crearle forse. E poi ovviamente hai bisogno di personaggi che ti aiutano a mantenere la tua navicella spaziale. Se no, che senso ha? Quindi immagino che, per esempio, se tu ti vai a prendere una navicella spaziale molto grande, ma non hai l'equipaggio, non la puoi utilizzare. Se no, come la mantieni poi la navicella? A meno che non ti danno loro degli NPC. You can customize and upgrade everything you see here. Wow, mamma mia. You can carburante, motori, di tutto. Or you can deep dive and enter the ship builder mode. Here you can change anything from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. C'è proprio una modalità di building per quanto riguarda la navicella spaziale. C'è fantastica questa cosa. Ok, puoi metterci i colori che vuoi. Ma mi domando come questo andrà ad essere utile quando poi dovremo mettere delle armi sulla navicella spaziale. Addirittura puoi sfoggiare le tue armi e craftarle all'interno della nave. Praticamente hanno fatto le vault di Fallout proprio come se fosse una navicella spaziale. Fantastico. Wow. Guarda che qua potremmo assolutamente perderci solo in questi sistemi. Altro che tutto il resto. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Lei rende le navicelle spaziali simili a degli animali. Ci passiamo sopra queste cose un pochino strane del marketing.
Addirittura quello sembrava Optimus Prime dei Transformers. Sì, ma guarda, ok, questa è una trashata colossale, dai. Guarda che secondo me ci saranno degli NPC che ti arrestano. Per senti, non puoi fare una navicella spaziale di questo tipo, cioè non si può proprio guardare, dai. Mamma mia. Engine's ready. The frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. Alcuni dei membri della costellazione di Constellation ti possono raggiungere sulla tua navicella spaziale. Together until we either find an artifact or this lead runs dry. Quindi tu puoi reclutare gli NPC. Wow, questa cosa mi piaceva tantissimo in Fallout 4. Te li prendevi come amici e poi ti restavano nel tuo insediamento. Questo mi piace. Questo mi piace un sacco. Oppure puoi trovarli anche nel mondo di gioco, va bene. Assign crew to your ship or outposts and their unique skills will affect how they run. Ah, non solo li puoi assegnare alla tua navicella spaziale, ma anche ad alcuni avamposti che crei su vari pianeti. These designed around the core basics of a NASA machine. Please. Lo hanno ispirato questo robottino a un robot che esiste alla NASA. E può anche combattere. And give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so much bloodshed. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you okay, volare nello spazio dovrebbe essere anche pericoloso, ovviamente se incontri dei nemici. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about okay, si parla di combattimento nello spazio? Wow, ok. It's a complex dance. Between your piloting skills and our power allocation system. Ah, ok, quindi devi gestire non solo il combattimento in sé, ma anche le risorse a tua disposizione, quindi, che so, carburante, quanti missili hai a disposizione, energia varia della navicella, lo scudo della navicella. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Ah, vedi, quindi tu puoi cambiare la potenza della tua navicella spaziale al volo. Quindi se tu magari hai fatto la navicella per poter viaggiare di più, poi premendo dei tasti al volo puoi ridurre la manovrabilità, la velocità, queste cose qui, per aumentare la potenza delle armi da fuoco e lo scudo a disposizione. Ok, intrigante. Tra l'altro c'era l'icone del teschio rosso, quindi vuol dire che ecco, questo nemico deve essere più alto a livello di livello rispetto a noi. Infatti vedi che c'è uno scudo e una vita molto grande. Ok, questo è molto figo. E si possono anche lootare ovviamente quello che rimane dalla navicella spaziale. Addirittura questa è di livello 14. Ma puoi anche prendere un approccio più personale by docking with the enemy vessel and boarding their ship. No, vabbè. Puoi andare a bordo della nave dopo che l'hai mezza distrutta per prenderti, immagino, più risorse e uccidere i membri dell'equipaggio. Questo è top. Raga, questo è top. Questo mi ricorda tantissimo l'abordaggio di Assassin's Creed 4 Black Flag, no? Dove tu potevi distruggere tutta la nave. Potevi anche andarci a combattere sopra. Like these massive star yards. Ok, qua si tratta un pochino più di esplorazione, dove puoi parlare con persone che sono all'interno di queste stazioni spaziali. Ok, questo tatuaggio faceva veramente schifo, eh. Addirittura ci sono le navi spaziali da combattimento. Wow. Infatti vedi che qua gli spazi sono molto più grandi. Mentre invece questi sono un pochino più dedicati agli NPC, insomma. Ogni navicella amichevole che trovi tu ci puoi parlare per scambiare degli oggetti o avere informazioni, a meno che poi non vuoi attaccare. Ah beh, puoi rubare i sandwich. Ok, questa è una cosa stupidissima, però, eh.
some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. Grandma, nonna. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, on zany adventures, then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Mi domando quante ore servono per completare la trama principale di questo gioco, perché sembra enorme. Ma certo, sicuramente non durerà 200 ore, chiariamoci. Però sembra veramente molto grande. Soprattutto se si tratta di recuperare risorse, eh? Non dimentichiamolo. Ah, qui ti stanno dicendo che se alcune persone vanno a visitare il tuo stesso pianeta che tu hai visitato nella tua esperienza di gioco, non è detto che il pianeta sarà uguale per tutti gli altri. Ok, quindi anche questo, c'è questo elemento di, non dico randomicità, ma quasi. You can build an outpost and produce resources from those plants and animals. Ah, addirittura con determinate abilità tu puoi essenzialmente creare degli avamposti per guadagnare le risorse di quel pianeta. Quindi non devi andare di continuo su quel pianeta per scavare X o uccidere creatura Y. Cioè, crea un avamposto che ti manda automaticamente le risorse. Utile. Quindi faccio un esempio stupido. Metti caso che ti serve del carburante, no, per la navicella. Lo prendi da pianeta X e man mano hai risorse continue tramite l'avamposto. Ok, dicono che la luce, lightning, è calcolata in tempo reale. Ci sarà sicuramente un pochino di ray tracing, eh? E ovviamente l'hanno fatto in modo hanno creato questa luce globale che c'è all'interno del gioco in modo che sia un pochino cinematica. Immagino che si vede anche da queste scene. È fatta bene. Ci credo che ci hanno messo 25 anni per farlo sto gioco. Guarda te che ambientazioni che ci hanno messo. Wow. Super hyper mega top. Hanno la flycam, dove tu puoi decidere dall'alto come creare il tuo avamposto. Wow. Quindi puoi vedere non solo l'utilità dell'avamposto, cioè se crei struttura X, ma anche come si vede dal punto di vista estetico. Ok, adesso stanno spiegando un pochino come andare a modificare le armi. Il caricatore, che ne so, il... metterci delle munizioni particolari che esplodono al contatto, mirini, silenziatori. Ok, il silenziatore mi interessa, a me piace giocare con le armi con il silenziatore. Poi ci sono anche le armi melee, vero, combattimento corpo a corpo. Alcune ok, hanno mixato un po' di robe realistiche e altre tipo Hollywood. Wow. Ripeto, sembra tutto bello quello che stanno facendo vedere di Starfield. Bisogna vedere se poi il gioco uscirà così e sarà fatto bene, che non è detto. Questo è un fucile da cecchino silenziato. And for giving you an edge in combat. Al momento non mi pare di aver visto delle robe tipo che tu fermi il tempo, cose di questo tipo, come ci sono su Fallout. No, cioè, su Fallout c'è quella modalità che tu tieni premuto e in automatico ti va a sparare a X zone dei corpi dei nemici. Ecco, queste cose qua sembrano non esserci. Ok, addirittura ci sono quelle armi che quando vai a sparare ti spingono all'indietro. Oppure ci sono queste armi elettromagnetiche. Wow. Infatti vedi che c'hanno un mirino completamente diverso.
Va bene. Get up close and personal with your own two fists. Or you like more compact weapons like pistols and poi si può combattere a mani nude. Maybe you prefer something bigger. Un bel mix. Ok, questa dovrebbe essere sì, una mitragliatrice portatile. È stato carino questo approfondimento su Starfield. Evidentemente dovevano anche farlo, che c'è anche la foto mode, va bene. Perché il gioco esce il 6 settembre, quindi veramente molto molto presto. Quindi capito, dovevano cambiare un pochino anche di cose a livello di marketing. Detto questo, ripeto, ci spenderò 80 euro al lancio. No. Sono contrario ormai al costo dei giochi al lancio. E resterò così per, immagino, tanto tempo. Però, dato che è disponibile nel Game Pass, dai, lo proviamo questo Game Pass, giusto per... Che non è la prima volta per me che vado a provare questo genere di cose. Tanto che ho già avuto EA... Come cavolo si chiama? Una cosa che hanno messo anche lì. Uplay Plus, qualcosina di questo tipo. Ripeto, le avevo provate queste cose. E sono molto utili quando tu vuoi provare un gioco. Però certo, una cosa è se lo vuoi provare, un'altra cosa è se ci vuoi passare così tanto tempo dietro. Quindi bisognerà vedere. Detto questo, dai, sembra fatto bene. Poi aspettiamo la recensione. No, aspettiamo un pochino più di informazioni al riguardo, perché dal marketing sembra sempre tutto bello. Poi vederlo concretamente quando esce il gioco, se è ottimizzato bene, se ha abbastanza contenuti, se è strutturato bene. So, queste sono tutte domande importanti che dobbiamo farci una volta che il gioco è disponibile sul mercato.